Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: mettiti nel mezzo. Poi domandò a loro: è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: stendi la mano. La stese e la mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di questa sera si ripropone a noi la scelta tra la legge e lo spirito. La legge era quella del riposo, del sabato, lo spirito è quello di Gesù di fare del bene e di salvare. Io penso che subito noi avremmo scelto lo spirito come Gesù, insieme a Gesù. Ma prima cerchiamo di capire anche la legge, che non va esclusa, ma va messa dopo lo spirito, è secondaria allo spirito. La legge prescriveva di non fare nessun lavoro di sabato e quindi di non fare neppure il lavoro di guarire i malati o gli handicappati, quello che ha fatto Gesù con questo miracolo. Questa legge di Dio è molto importante. È la legge del riposo, legata all'originale terzo comandamento. Noi ci limitiamo a dire che il terzo comandamento è di santificare le feste, ma nella edizione ebraica, quindi all'origine, c'era anche il riposo e la santificazione delle feste. Quindi il riposo a quei tempi era una legge molto importante, fondamentale. Questa legge del riposo è tante volte da noi dimenticata, tante volte trascurata da parte nostra. E poi ne paghiamo le conseguenze e forse non ci accorgiamo di pagare le conseguenze perché non ubbidiamo a questa legge del riposo. E le conseguenze sono un calo di salute psicologica e fisica, conseguenza di un calo delle difese immunitarie e di un logorio psicologico e somatico, e le conseguenze sono anche un calo di impegno religioso e morale, perché l'impegno religioso e morale è il primo a farne le spese, a essere accantonato perché siamo troppo stanchi. Quindi c'è troppo stress oggi, lo dobbiamo riconoscere. Troppo stress per affaticamento da lavoro, per pesantezza di lavoro, qualche volta, e di accumulo di lavoro, senza che ci sia il riposo necessario e che sia anche correlato, corrispondente, proporzionato al lavoro. In più c'è anche qualche volta uno stordimento nel divertimento, quindi uno stress maggiorato e poi un supplemento di impegni e di attività e quindi ancora di più maggiorato lo stress. Quando c'è questo stress si compromettono tante cose, molto importanti e fondamentali, per esempio la preghiera, la messa, la cura della famiglia, dei figli, anche la solidarietà e la carità col prossimo, la pace in famiglia, tutte cose che fanno parte di quel regno di Dio e Gesù ha detto di cercare per primo e tutto il resto ci sarà accordato dopo.
Quindi il comandamento di Dio del riposo del sabato voleva salvaguardare questo regno di Dio, cioè i valori, i principi del regno di Dio, gli impegni religiosi, morali, familiari, sociali. E voleva contrastare questo stress eccessivo, questo affaticamento che può diventare quasi una specie di droga. Uno si stressa sempre di più, non può farne a meno e continua sempre di più, come la droga, una dipendenza dallo stress, che rovina proprio la salute della persona, sia nell'anima, come nella mente, nel cuore e nel corpo. Questi componenti della persona con lo stress diventano facile preda di aridità, di ansie, di freddezze, di indifferenze, di depressioni, di insofferenze, e diciamo insomma di nevrosi, di psicosi, di malattie, di disgrazie. È quello che constatiamo tante volte. Ma bisogna poter dare dei correttivi, prendere delle soluzioni, ad esempio alleggerendo la mole di lavoro. Qualche volta è davvero esagerata la mole di lavoro e anche la pesantezza del lavoro. Se possibile, certamente, perché quando il lavoro è dipendente qualche volta diventa anche schiavizzante, perché se non lo fai ti ricattano e quindi perdi il lavoro. Oppure bisogna anche provvedere ad aumentare il riposo, non potendo fare altro, aumentare almeno il riposo, il sonno quotidiano, che è essenziale, fondamentale. Dio cura i suoi figli nel sonno, dice la Scrittura. In casa suddividendo il lavoro, non che tutto pesi sulla moglie, anche se il marito torna a casa, come la moglie a volte torna a casa anche lei dal lavoro, il lavoro in casa va fatto insieme, va suddiviso, non si può pesare tutto su una persona sola. E anche i figli, nella loro età, gradualmente devono essere educati a dare il loro lavoro, il loro contributo a quella che è la pulizia, a quella che è la cucina, insomma tutto quello che è la gestione di una casa, di una famiglia. Non si può pesare su una sola persona in famiglia. E poi alternando magari un lavoro pesante con un lavoro più leggero, un po' di alternanza importante, fondamentale. Vedete che c'è tutto un impegno, un'opera, un discernimento, una saggezza, una sapienza per gestire tutte queste realtà della vita. Oggi c'è tanto stress di lavori e di impegni. Penso che sia un pochino una delle caratteristiche della nostra società, una frenesia di stress che prende la testa e non fa dormire. E questo è l'inizio dei mali, il non dormire. Origina tanti mali fisici. Lo stress è il padre di tutti i disturbi fisici e psicologici, delle malattie. E le malattie, quando arrivano, sono anche una spia che ci dicono: guarda che non stai bene, guarda che devi rilassarti, ti devi riposare, devi guarire, perché la tua anima è malata, la tua psiche è fuori di uso, è disturbata. E quindi non vediamo solo, io curo la malattia, ma guarda che cosa ti dice la malattia, che non è solo da curare fisicamente, probabilmente c'è una cura psicologica e spirituale che ti manca e che non vuoi fare perché pensi che basti una pastiglia. Ecco, dunque vediamo di capire il messaggio che viene anche dalle difficoltà, dalle malattie che nascono proprio da questi eccessivi stress che noi abbiamo nella vita di oggi. C'è un nuovo stress che colpisce anche milioni di persone nel mondo, è la dipendenza dal gioco, sul PC, su smartphone, videogiochi come Fortnite che catturano anche i bambini. Mi dicono, una maestra mi dice, anche i bambini delle elementari corrono a casa per giocare con quel gioco lì, Fortnite. Ed è una cosa terribile che avvince e prende la testa in un modo davvero stressante. Non solo la testa, prende anche i soldi e prende tutto. E si diventa veramente
dipendenti e stressati, arrivando anche a togliere le ore del sonno perché si è continuamente impegnati in questi videogame che sono davvero un grave stress psicologico, una dipendenza terribile. Bisogna che i genitori se ne accorgano di questi. Forse noi, io parto di chi ha una certa età, non ci dà nessuna, ma i nostri bambini oggi, anche elementari, medie, giovani soprattutto, hanno il telefonino in testa appena nascono, cioè non c'è niente da fare lì. E purtroppo quando glielo si dà in mano, già nelle elementari, non è una bella cosa. Certo che ci sono questi rischi terribili, questi giochi che affascinano, che attirano, che chiudono, li isolano e poi pure anche di notte possono portare via tutta la notte, poi le conseguenze si vedono poi non solo nella resa della scuola ma anche proprio nella salute psicologica e fisica. Bisogna che i genitori stiano attenti se non vogliono poi rendersi conto amaramente di quanto i figli sono ammalati, diventano ammalati fisicamente, psicologicamente e spiritualmente. Chiudiamo un po' questa parentesi che però è importante. Vedete come la legge di Dio diceva nella scrittura che se tu avessi osservato questi 10 leggi, 10 comandamenti, nessuna malattia ti avrebbe colpito. Quando non osserviamo la legge del riposo, mi sa che tante malattie colpiscono. E quindi è importante, insomma, seguire proprio la legge del Signore. Ma venendo ai tempi di Gesù, i farisei avevano trasformato questa legge giusta, bella, universale, fondamentale, in tante piccole prescrizioni particolari che invece di liberare l'uomo dal lavoro pesante, continuo e stressante, giungevano invece a opprimere l'uomo, con limitazioni anche nel fare il bene, nel salvare una vita. E Gesù non accetta una prescrizione, una legge che gli impedisce di fare del bene e di salvare una vita, e quindi di guarire una persona, l'uomo, dalla mano inaridita. In base a che cosa Gesù fa questa scelta, pur sapendo che era pericolosissima, al punto che farisei e erodiani decidono di ucciderlo proprio perché ha guarito in giorno di sabato, quindi era un uomo, quindi come ad ucciderlo come se fosse stato un uomo immorale, blasfemo, che ha trasgredito la legge di Dio. Ecco, in base a che cosa Gesù fa questa scelta? La risposta è semplice, perché ubbidisce allo Spirito Santo, preferisce lo Spirito alla legge, a questo tipo di legge, che poi non era tanto la legge di Dio, ma erano queste prescrizioni. La legge è esterna al cuore di Gesù, lo Spirito Santo invece è dentro il cuore di Gesù. Lo Spirito lo invita, lo spinge a guarire quell'uomo umiliato e ostacolato nella sua mano. Allora in Gesù noi non vediamo tanto la legge, ma vediamo soprattutto lo Spirito. Gesù osserva la grande legge, ma non queste piccole prescrizioni che soffocano l'umanità, la carità, lo Spirito Santo. Lo Spirito non trasgredisce la legge, ma supera la legge e la supera attraverso due sentimenti che affiorano proprio sul volto di Gesù, che sono i sentimenti dello Spirito Santo. Il primo sentimento è nascosto nelle parole e nel gesto di Gesù riferite a quell'uomo, è la compassione. Per capire il valore di queste parole, di questo gesto, dobbiamo sapere che presso gli ebrei l'infermità alla mano era la più grande umiliazione, era un grande disonore, era una condanna all'abbandono, all'isolamento che ci poteva essere. Proprio per l'alto valore e anche simbologico, oltre che relazionale e pratico, della mano. Avere questo handicap alla mano comportava il massimo disprezzo, il distacco che si poteva ricevere e subire dagli altri. Proprio a questo uomo così Gesù dice mettiti nel mezzo, cioè nella mentalità ebraica Gesù pone questa persona al centro, cioè gli dà il massimo di dignità e di onore mettersi al centro e gli permette
il contatto e la relazione, che tutti invece lo scartavano. Noi oggi privilegiamo, onoriamo, relazioniamo, aiutiamo questi uomini che chiamiamo non più handicappati ma diversamente abili, proprio come conseguenza dell'imitazione del cuore di Gesù, un cuore pieno di Spirito Santo. Non solo lo Spirito Santo spinge Gesù alla compassione per chi soffre, per quell'uomo che soffrivano più che fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, ma anche lo spinge alla valorizzazione, alla preferenza di chi soffre. Lo Spirito porta Gesù e quindi deve portare anche noi a dare tutta la centralità di attenzione, di aiuto e di amore a queste persone che sono in difficoltà, in sofferenza, in umiliazione. Chi ama e aiuta e lo fa col cuore, chi ama e aiuta i malati, gli anziani, gli handicappati, è pieno di Spirito Santo. E poi amato e benedetto dallo Spirito Santo e quindi graziato dallo Spirito Santo. Questo è il primo sentimento. Il secondo sentimento è molto palese, anche questo. L'hanno percepito tutti nello sguardo di Gesù, tutti intorno. È l'indignazione e la tristezza. Questo lo sottolinea proprio l'Evangelista. Per la durezza, la disumanità del cuore di questi farisei, di questi erodiani, che vorrebbero ostacolare, impedire il bene, la guarigione di questo uomo. Questo sentimento di sdegno nel cuore di Gesù non ci deve meravigliare o scandalizzare, perché non è la nostra arrabbiatura, la nostra ira, il nostro nervosismo. Si tratta invece di una virtù, è la santa indignazione, il santo sdegno, la santa tristezza verso un male grave, verso una forte cattiveria. Questa santa, dico santa perché opera dello Spirito Santo, è una indignazione che non si scarica contro le persone in quanto tali, che vanno sempre da convertire, da salvare, ma è contro il comportamento, il pensiero di quelle persone, in questo caso contro la loro durezza di cuore. Oggi noi dovremmo sdegnarsi con qualcuno per qualcosa, con qualcuno forse no, ma per qualcosa sì, e sì. Per la durezza di cuore Gesù si è sdegnato, non tanto per quelle persone. Dovremmo per esempio sdegnarci per lo scandalo dei bambini, la pedofilia che è tanto diffusa. Dovremmo un po' sdegnarci per le immoralità legalizzate, per gli attentati alla famiglia, alla vita, per le truffe e i furti, per le irresponsabilità, le omissioni gravi con conseguenze morali e sociali pesanti. Ecco, qualche indignazione la dobbiamo avere, davvero, e lo dobbiamo dimostrare anche noi, se abbiamo davvero vivo dentro di noi lo Spirito Santo. Non si può lasciar correre tutto come se niente fosse, no. No. Una santa indignazione e sdegno ci vuole verso certi comportamenti, certe cose che non vanno bene. Invochiamo anche per noi allora lo Spirito Santo, questo Spirito di Gesù, compassione, valorizzazione e aiuto che possiamo dare a chi è diversamente abile, chi è in difficoltà e sofferenza, e non manchiamo anche di esprimere la nostra indignazione, la nostra tristezza, il nostro sdegno verso ogni forma di durezza di cuore, di disumanità, per persone che sono in stato proprio di sofferenza e di difficoltà. Davvero lo Spirito Santo, se ci comportiamo, se abbiamo questi sentimenti di Gesù nel cuore, ci riconoscerà e ci grazierà e ci darà tanta ricompensa e tanta riconoscenza. E per questo continuiamo dunque la Santa Messa.